Buongiorno a tutti quanti. Per quelli che stanno vedendo il video, mi presento, sono Marco Delle Monache, il pastore della Chiesa Evangelica della Vera Vita. Oggi sarà una giornata molto speciale perché stiamo iniziando un nuovo ministero, stiamo iniziando un ministero dedicato ai sordi, per cui questo video che stiamo facendo verrà messo in rete per coloro che sono non udenti, che sono sordi, e speriamo di essere di aiuto e di edificazione anche a loro. Voglio ringraziare anche la presenza di tutti quanti i giovani che sono presenti da un centro di accoglienza qua di Monte di Ascone. Volevo dire che siamo in preparazione per la Pasqua. Due settimane fa abbiamo iniziato questa serie di messaggi di preparazione alla Pasqua e abbiamo già visto che la Chiesa primitiva ha cominciato a festeggiare, a proporre un periodo di preparazione della Pasqua, cioè un periodo di 40 giorni che precedeva appunto la Pasqua, che conduceva i neocredenti al battesimo, perché nella Chiesa primitiva il battesimo veniva impartito esclusivamente durante la Pasqua. C'era un solo giorno che veniva utilizzato per il battesimo. Era un periodo di digiuno e di silenzio che portava poi i battezzanti, che erano chiamati competentes, cioè coloro che avevano conosciuto Cristo, coloro che avevano capito il valore di quello che aveva fatto Gesù. E fu chiamata Quaresima. Quaresima che veniva dai 40 giorni di Gesù nel deserto. Perché Gesù, prima di prepararsi al ministero del mondo, si è preparato per 40 giorni stando all'interno di un deserto, andando in un deserto. E la settimana dopo c'è stata Janet che ci ha parlato del fatto che ci siamo allenati, che siamo allenati come cristiani, e che soprattutto in allenamento ciò che non fa male non fa bene. Vi ricordate? Janet ha detto che in qualsiasi tipo di preparazione, se qualche cosa non non la senti, se non tira da qualche parte, se non porta al di là dei tuoi limiti la tua capacità, significa che non stai facendo niente. Vi avevo lasciato con qualche domanda due settimane fa e con dei versetti. Vi avevo lasciato con i versetti da riflettere e sulla domanda del fatto se noi come credenti dobbiamo ancora prepararci per essere efficaci nel mondo a proclamare la parola di Gesù. E avevamo parlato delle discipline spirituali, di quelle discipline che ci portano ad arrivare più vicini al Signore: la preghiera, il digiuno, lo studio, la memorizzazione, il silenzio e altre che sono i nostri attrezzi, i nostri muscoli, che allenano i nostri muscoli spirituali. Spero che durante queste due settimane abbiate praticato almeno una di queste discipline spirituali. Non vi chiedo quale. C'è stato nessuno che si è azzardato a sperimentare una di queste discipline spirituali? Vedo qualcuno che sorride, perché penso di sì. Allora, così avete sperimentato insieme con me che quando uno applica le discipline spirituali è protetto dal peccato e inavvicinabile dalla tentazione. Vero? Affermazione vera? Assolutamente no. È l'esatto contrario. Posso ben testimoniare io, e potete ben testimoniare voi, che questo non accade così. Quando sto studiando, per esempio, e quando sto preparando le mie predicazioni, devo costantemente vincere la tentazione di mangiare cioccolato. A me non piace la dolce, ma quando comincio a studiare mi viene sempre la tentazione di scendere dal soppalco dove sto preparando i miei studi di mangiare la roba dolce. Quando sto pregando invece mi viene la tentazione di aprire il mio smartphone e di controllare le mie email. Io normalmente le controllo la mattina quando sono al lavoro, ma quando sto pregando alle 6 di mattina, mi viene la voglia di aprire il cellulare e di controllare il mio amico. Vi capita anche a voi? Capita anche a voi questo? Bene, allora
posso dirvi che siete in buona compagnia, in ottima compagnia, non di me, ma di qualcuno molto più grande di me, la compagnia di Gesù. Tra i vari brani che vi avevo lasciato, c'erano uno in particolare, che è un brano di Matteo 4, dall'1 all'11. Vi prego Alessandro di mettere sul video. È un brano molto lungo, abbastanza lungo, lo leggiamo assieme. Dice così: allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose su un pinnacolo del tempio, e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi porteranno sulle loro mani perché non urti col piede contro una pietra. L'altra. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé su un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e disse: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù disse: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi tutto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco che gli angeli si avvicinarono a lui e lo servirono. Allora, tutto quello che succede nel permezzo della preparazione al ministero di Gesù. Nel permezzo della preparazione al ministero pubblico di Gesù, Gesù sta praticando molte delle discipline spirituali. Digiuna, prega, sta in silenzio, è da solo, è in un deserto. Parla col Padre, che per noi equivale a leggere la scrittura, ma nel mezzo di tutto questo, di tutta questa situazione, viene tentato. Ora, Gesù è il nostro modello. Gesù è il nostro modello di tutto. E tutto quello che ha fatto, lo ha fatto per lasciarci un segno, un avvertimento, ma soprattutto una soluzione. Nel deserto possiamo trovare tutte queste tre. Mi dai la prima foto? Il segno, e dovete aggiungere nei vostri appunti, gli amici di lingua inglese già li hanno scritti. Il segno è: preparati per annunciare il Vangelo. Preparati per annunciare il Vangelo. Ora, la parola non ci dice se Gesù praticasse le discipline spirituali prima di allora. Non c'è evidenza, probabilmente sì, probabilmente le stava facendo, ma sappiamo che prima di iniziare il suo ministero pubblico lui ha praticato le discipline spirituali. Lo Spirito lo porta lontano da tutto e da tutti, dove lui prega, dove lui sta in silenzio, dove lui è da solo. Se vuoi essere efficace, se vuoi essere efficace come testimone di Cristo al mondo, devi stare nel mondo, non puoi stare fuori dal mondo, devi stare nel mondo. Ma di tanto in tanto devi avere un periodo lontano per ricaricare le tue batterie spirituali. Può essere un periodo lungo come quello di 40 giorni qua che abbiamo letto nel deserto, oppure può essere per un periodo più breve. Mi leggi la prossima slide. Marco 6 da 30 a 32 dice così: poi gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco. Infatti era tanta la gente che andava e veniva, ed essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Questo è un periodo un pochino più breve. Oppure può essere anche per un periodo molto più breve, nella prossima, come quelli che faceva Gesù la mattina o la sera. Marco 1,35: poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Oppure Matteo 14,23:
Dopo aver congedato la folla, Gesù salì sul monte e in disparte a pregare, e venuta la sera rimase là da solo. O anche Luca 6:12. In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera. Ora, forse non puoi stare 40 giorni lontano dal mondo, lontano da tutte e saluti, ma hai mai considerato un ritiro magari di un paio di giorni per stare in disparte? Gesù portava in disparte, prendeva i suoi e li portava in disparte affinché fossero più efficaci nel proclamare la parola di Dio. Quello lo puoi fare o non lo puoi fare, ma quello che devi assolutamente fare, se quello lo puoi fare ogni giorno, è fare quello che faceva Gesù: parlare con il tuo Signore, stare in silenzio, prendere un tempo durante la giornata, che sia la mattina, la sera, il mezzogiorno, decidi te, dove tu stai da solo con il tuo Signore per parlare, ma soprattutto per ascoltare quello che ti sta dicendo il Signore. È più efficace il silenzio nel momento della preghiera, nel momento, quello che si chiama in inglese quiet time, un tempo tranquillo, perché tu riesci ad aprire le tue orecchie spirituali e senti quello che il Signore ti parla. Può essere tramite un'immaginazione che ti viene in mente, può essere tramite un passo che leggi, ma lascia che sia il Signore a parlarti. La seconda cosa che troviamo nel deserto, l'avvertimento. Questo è l'avvertimento. Il deserto non significa che Dio ti ha abbandonato. Il deserto non significa che Dio ti ha abbandonato. Gesù non era stato abbandonato da Dio, da tuo padre. Gesù non lo aveva lasciato, Dio non lo aveva lasciato. Praticare le discipline spirituali qualche volta ti porta alle esperienze mistiche. Paolo, folgorato sulla via di Damasco, Isaia che vede tutto quello che succedeva nelle alte sfere, Giovanni che vede nuovi cieli e nuova terra. Qualche volta l'esperienza di solitudine ti porta a questo, ma non sempre, ma non è sempre così. Qualche volta può portarti in mezzo a un deserto dove trovi la tentazione. In Elena Massimati, versetto 2 e 3 dicono così: e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame, e il tentatore, avvicinatosi, gli disse. Quello che il testo dice è che il diavolo si avvicina, ovvero che è più vicino di quanto normalmente sia. Qui c'è da fare una piccola parentesi. Attenzione che a pensare che il diavolo sia sempre vicino a voi. Il diavolo, ricordatevi, è un angelo caduto. E in Daniele 8:11 è detto che gli angeli si spostano in rapido volo e non hanno la capacità di essere in ogni momento, in ogni luogo della terra, e neppure i demoni. Non sono Dio, non sono onnipresenti, però possono avvicinarsi. Quando qualcuno mi dice sono stato tentato dal diavolo, io dico mazza, proprio duro, proprio il diavolo ti ha tentato, significa essere proprio importante, perché tentiamo il diavolo. Chiaramente il diavolo è attivo. Il diavolo è una entità che ha un luogo nella terra. In questo momento non sappiamo dove sia il trono del diavolo, potrebbe essere in uno degli stati del mondo, potrebbe essere in questo stato, in uno dei tanti stati da cui provengono i nostri amici che abbiamo qua oggi, non lo sappiamo, ma il diavolo spesso si avvicina proprio nel momento in cui noi siamo teoricamente più deboli, perché ci stiamo privando di qualcosa, ma più forti perché stiamo cercando intimità con Dio. Il diavolo può avvicinarsi perché? A quale fine? Molto semplice. Il diavolo vuole distrarci da Dio. Marco, smetti di scrivere la predicazione. Marco, soltanto 10 minuti, che ti costa? Ci distrarre da Dio. Farci concentrare su noi stessi. Marco, prendi quel bel pezzo di cioccolata che tua moglie ha comperato per fare il dolce e mangialo. E alla fine ci porta a peccare. Non che mangiare il cioccolato sia un peccato, per carità, ma mangiarlo
per privare mia moglie del cioccolato con cui doveva fare la torta potrebbe essere un grosso problema. La tentazione di Gesù nel deserto ha a che fare con l'incontro con gli altri, ma anche, se non soprattutto, a che fare con un incontro con se stesso. Voi sapete che io gioco a rugby, male, però gioco a rugby e so che in allenamento io devo provare a placcare le persone, e è un movimento che devo ripetere perché è un qualche cosa a cui devo essere pronto in una situazione di gioco. Ma non saprò mai se ho imparato bene il movimento del placcaggio fino a quando non lo provo durante una partita contro un vero avversario, contro qualcuno che vuole veramente passare, che mi vuole buttare per terra e vuole farmi del male. Se non lo provo in battaglia durante una partita, io non saprò se sono capace di placcare qualche cosa. Gesù ha dovuto sperimentare prima di agire nel mondo se il suo essere Dio all'interno di un corpo dell'uomo sarebbe stato in grado di abbattere, di sconfiggere, di placare il diavolo attraverso l'aiuto di Dio. Non lo sapeva. Dio non era stato mai nel corpo di un uomo. Doveva sperimentare, vedere se il corpo di un uomo poteva battere il Satana attraverso l'aiuto di Dio. Sapete, la vera battaglia per il dominio sul mondo, la vera battaglia per te che hai creduto in Cristo, si è avvenuta sul Golgota, si è avvenuta tramite la resurrezione, ma è stata vinta in quel deserto. In quel deserto Gesù, Dio, ha vinto Satana. Se Gesù avesse ceduto e avesse perso in quel deserto, se fosse sceso a patti col diavolo e avesse trasformato i sassi in pane, allora non ci sarebbe stato il pane e il vino, non ci sarebbe stato il Golgota e neppure la croce e neppure la tomba vuota, né la salvezza per te e per me che ti sto parlando. Ma Gesù, gloria a Dio, ha vinto nel deserto. Gesù ha vinto nel deserto. Tutto il resto dopo era facile. Un attimo. Facile? Umiliante. Faticoso. Doloroso. Straziante. La croce. Ma la vittoria non era più in dubbio. È come se una squadra di calcio avesse vinto l'andata 57-0. È fatta. Non c'è più dubbio. È vinto. Quando pratichi le discipline spirituali, quando preghi, quando digiuni, quando stai da solo, quando cerchi di essere più pronto o più pronta per essere efficace nel mondo, per servire Dio, per prepararti alla Pasqua di resurrezione, allora puoi conoscere meglio il tuo cuore, devi conoscere meglio il tuo cuore, sapere come reagirai di fronte ai problemi e alle tentazioni. Sapete, ci sono un ordine ecclesiastico, si chiamano gesuiti, che sono molto controversi, però hanno un allenamento molto rigido per quanto riguarda la preghiera, e spesso dicono che come credente dovresti essere in grado di rispondere almeno a due domande. La prima è: cosa ti sta dicendo Dio in questo momento? E la seconda è: come fai a sapere che proprio Dio parla? Cosa ti sta dicendo Dio in questo momento è importante, ma il più importante è di sapere come, se è Dio che ti sta parlando. Per rispondere a questo c'è la necessità, c'è il bisogno di capire cosa stai provando e di conoscere il tuo cuore. Geremia dice questo, Geremia 17:9-10: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni.
Nel deserto Gesù incontra il diavolo, di sicuro, ma incontra se stesso, il suo cuore di uomo, perché ricordiamoci, Gesù era uomo, aveva un cuore di uomo, delle passioni di uomo, delle necessità, delle pulsioni di uomo. Gesù incontra se stesso e il suo cuore di uomo. Come usare il potere che lui aveva per soddisfare le sue necessità? Prende una pietra, trasforma in un pane. Oppure quanto e quando richiedere interventi divini a supporto di quello che stava facendo. Il diavolo gli dice buttati giù, tanto ci sono gli angeli che ti vengono a riprendere. E infine la gloria umana. Il diavolo gli dice sarai osannato e rispettato da tutte le genti del mondo. Invece Isaia ci dice che era stato disprezzato a motivo del suo essere coerente con il compito che Dio gli aveva dato di dirigere il suo cuore. Sapete, il deserto talvolta non è un mare. Può sembrare un mare, ma non è un mare. Perché nel deserto impari a conoscere te stesso. Impari a conoscere te stesso. Geremia dice che il cuore è ingannevole. Ed è Dio che mette alla prova il tuo cuore. Se stai attraversando il deserto in questo momento della tua vita, se ti trovi nel bel mezzo del deserto, se le prospettive per la tua vita sono più che mai oscure, non sai quello che accadrà oggi o domani, e se pensi che stai peccando e sei a motivo del tuo peccato in quel deserto, non pensare neppure un minuto che Dio si sia disinteressato di te. Non lo fa. Dio non è mai disinteressato a te. Dio non si volge mai dall'altra parte. Dio non ti rinnega mai. Dio ti cerca sempre, anche nel deserto. Ed è possibile che potresti essere proprio al centro della volontà dello Spirito che ti ha portato in quel deserto per essere più forte. Gesù, dice il versetto di Matteo, fu condotto dallo Spirito nel deserto per incontrare il diavolo e per incontrare se stesso, perché nel deserto potesse capire che l'unica via di soluzione al deserto e alla tentazione era questa. Terzo punto, la soluzione: conosci la parola di Dio per vincere la tentazione. Conosci la parola di Dio per vincere la tentazione. La soluzione: Gesù avrebbe potuto decidere di trasformare il deserto in un'oasi, così, con uno schiocco delle dita, e nemmeno con lo schiocco gli sarebbe servito. Bastava che pensava di trasformare, di far spuntare un'oasi lì, e sarebbe spuntato. Lui sarebbe stato rimasto da solo nel deserto. Lui l'avrebbe fatto. E poi, noi come avremmo fatto? Sarebbe stato l'unico uomo a poter fare una cosa del genere. Lui sarebbe rimasto l'unico uomo del mondo capace di fare una roba del genere. Qual era la soluzione allora? Dare a noi uomini, farci vedere a noi uomini, a noi donne, che c'è un'arma semplice, ma un'arma letale per il male, per Satana, distruttiva e finale contro il male, che ciascun uomo avrebbe potuto usare, che ciascuna donna avrebbe potuto usare in ogni parte del mondo, in ogni era, in ogni cultura e in ogni razza. Qual è la vostra arma? La parola di Dio. La parola di Dio. Quella che avete nelle vostre Bibbie, quella che avete nei vostri smartphone, quella che, se siete capaci di memorizzare, avete nella nostra mente. Questa è la cosa fondamentale che Gesù ti sta dicendo: memorizza la parola di Dio, tiela stretta, aggrappati alla parola di Dio quando sei nel deserto. Gesù risponde alle tentazioni del diavolo, ad ogni tentazione del diavolo, con un passo della parola di Dio. E non scegli un libro a caso. Sapete quale libro sceglie? Deuteronomio. È un libro importante, Deuteronomio, fondamentale nel piano di salvezza di Dio.
Deuteronomio è il libro dove un Mosè ormai vecchio si ferma, stavano girando per 40 anni nel deserto, 40 anni nel deserto, prende, mette seduto tutto quanto il suo popolo e comincia a raccontare alle nuove generazioni perché sappiano, alle vecchie generazioni perché ricordino di tutto quello che il Signore aveva fatto per loro, di tutto quello che il Signore aveva promesso di fare per loro e di tutto quello che il Signore voleva. Questo è il libro di Deuteronomio. Per me non è a caso che abbia scelto questo libro. Secondo me Gesù ci sta indicando che quando sei nel deserto è importante ricordare che quello che Dio ha fatto per te. La prima cosa che devi ricordare non è quello che farà Dio per me, ma devi ricordare quello che Dio ha già fatto per te. E c'è una cosa che ha fatto per te, ti ha dato la salvezza in Cristo. Comincia da quella. Se tu ricordi quella, tutto il resto è facile. Non significa semplice, non significa non doloroso, non significa non pesante, ma è facile, perché Dio ha già fatto tutto. Ha mandato Gesù con la Pasqua che festeggeremo fra 2 settimane. Il diavolo è sconfitto, il diavolo è sconfitto e il banchetto inizia. E c'è scritto che gli angeli servivano Gesù. Mi piacerebbe sapere quello che hanno detto gli angeli in quel momento. Sono io che voglio servire per primo Gesù. Che gli avranno dato? Erano lì, erano da 40 giorni che stavano accendendo i fornelli per preparare il pranzo di Gesù. Che ne so che gli avranno dato? Io penso la manna, il cibo degli angeli, senza il cibo che hanno preparato con Gesù. Se ti stai preparando per Dio, se provi il deserto nel mentre pratichi le discipline spirituali, mentre ti stai impegnando a crescere per Cristo, per il Signore, per servirlo, per proclamarlo, sappi che il deserto è per un tempo, finisce. Il deserto prima o poi finisce, non persevera per tutta quanta la vita. Il brano inizia con allora e termina con allora. Il deserto ha un tempo limitato, può essere lungo, ma ha un tempo. Così come la Quaresima finisce con la Pasqua, con il festeggiamento, così come il digiuno, la preghiera, il silenzio e la preparazione del battesimo per i competenti, se ricordate che erano i battezzanti, finiva il giorno di Pasqua e c'era soltanto il festeggiamento, allo stesso modo il periodo intenso di preparazione deve finire. Deve finire. Per tornare a una vita più normale, a una vita più equilibrata. Come ritorniamo dopo questo periodo? Come ritorniamo dopo il deserto? Ritorniamo più forti, ritorniamo più pronti, ritorniamo più preparati e con la consapevolezza che possiamo sconfiggere il diavolo e la tentazione che ci viene. Come? Attraverso la parola di Dio. Attraverso la parola di Dio. Gesù, dopo questa preparazione, dopo questi 40 giorni di preparazione, tornerà nel mondo. Gesù era sempre vissuto nel mondo. Lui era nato a Nazaret, aveva vissuto fino all'età di 30 anni a Nazaret in mezzo alle persone, ma per 40 giorni si era preparato e dopo questa preparazione riprende e ritorna nel mondo. Torna nel mondo tra le folle per predicare, indovinate che cosa? Il sermone sul monte, ma di questo parleremo la prossima settimana. In conclusione, se vuoi che Dio ti usi durante questo periodo di avvicinamento alla Pasqua e anche ora, durante la tua vita di credente nel mondo, perché tu sei un credente nel mondo, in qualsiasi stato sia, tu sei il punto più vicino agli altri di Dio, agli altri, in qualsiasi cosa tu sia, tu puoi essere al lavoro, tu puoi essere a casa, tu puoi essere tra gli amici, tu puoi essere in un centro d'accoglienza con altre persone che non conoscono Cristo. Tu sei il punto più vicino ai tuoi amici, ai tuoi colleghi, alle persone che tu conosci e che non conoscono Cristo. E tu devi testimoniare a loro Cristo, perché è quello che ti chiede Cristo attraverso Cristo. Allora preparati ad annunciare il Vangelo. Preparati ad annunciare il Vangelo. Oggi Gesù ti sta dicendo questo.
preparati ad annunciare il Vangelo. Stai con me, parlami, cercami, ascoltami. Secondo, se sei nel deserto, non pensare che io non ti vedo, io ti vedo nel deserto, io ti vedo. Sei lì dove sono stato anche io sono stato nel deserto, ma tu puoi vincere il deserto perché io ho vinto il deserto per te. E terzo, per vincere ricordati non quello che io farò per te, ma quello che io ho già fatto per te. Vivi nella mia parola, studiala, meditala, memorizzala, perché se fai questo avverrà quello che è già successo una volta. Mi ha detto Versetto 11. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, gli angeli del cielo si avvicinarono a lui e lo servivano. Grazie Signore di aver vinto in quel deserto. Grazie di aver vinto il male, di aver vinto la tentazione, di aver vinto Satana. Per me, tu l'hai vinto per me. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da quello che il Signore mi ha messo in cuore di dire, ma prega con me queste cose nel tuo cuore. Signore Gesù, io ti ringrazio del deserto. Voglio ringraziarti anche quando sono nei deserti e mi sento solo, perché so che tu non mi stai abbandonando, ma tu mi stai fortificando tramite quello che mi accade di brutto nella mia vita. E io voglio uscire più forte da questo. Voglio uscire fortificato, fortificata. Io voglio prepararmi ad annunciare il Vangelo, voglio stare con te, voglio parlarti, voglio cercarti, voglio ascoltarti. E so che nel deserto tu mi vedi, perché tu sei stato lì, perché tu sei lì al mio fianco nel deserto, ma so che assieme a te io posso vincere il deserto. E per vincere questo deserto io voglio vivere nella tua parola, voglio studiarla, meditarla, memorizzarla, perché nella stessa maniera voglio che gli angeli mi nutrano e portino un banchetto davanti a me nell'ultimo giorno. Questo lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù.